Vaffanculo! Come no? E abbiamo i coglioni pieni, se non l'avete capito. E di sempre. Primo! Oh. E chi l'ha detto questo? La legge, sono immunizzato dalla vaccinato. Che c'entra quello? Che c'entra che la legge che non ce l'avete più? Siete tutti comprati. Dovete applicare la legge voi. Ma che stiamo comprando? Assemblea interrotta, Maggi non ci sta, il consiglio non ci sta, quindi taglia la corda. Tagliate la corda, state tagliando la corda perché l'avete vista male. Io stavo sui Covid, io ci ho lavorato, io sono un anestesista, come ti perdenti, come ti perdenti! Tagliano la corda, coraggiosamente. Non lo voglio votare. Ragazzi tutti, siamo qui oggi in rappresentanza dell'associazione Contiamoci, che annovera migliaia di iscritti tra operatori sanitari e cittadini e che nasce per affermare la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti del diritto al lavoro e quello della libertà di scelta, terapeutica e di trasparenza nell'ambito della... Musa, fai parlare! L'associazione Contiamoci. Musa, fai parlare! Non fa propaganda antivaccinale. Alcuni di noi vaccinati. Stai zitto! Mentre altri sono stati costretti a farlo. Tutti però si sono interrogati. Interrogati! È la base della scienza la domanda. Interrogati sull'efficacia e sicurezza dei vaccini anti-SARS-CoV-2. Come dovrebbe fare ogni buon medico che agisce secondo scienza e coscienza. Tutti i medici in questo momento storico sono chiamati dunque a compiere scelte che comportano sin da ora enormi ricadute a livello sanitario, sociale e politico. L'associazione Contiamoci vuole rimarcare ad ogni medico che qualunque sperimentazione clinica di vaccini prevede per norma di legge una fase di sorveglianza attiva fino a 5 anni, soprattutto non quando vi sia un obbligo vaccinale. La lettera è stata letta, ma il consiglio se n'è andato. Coraggiosamente è andato via, coraggiosamente. Ascolta 119 medici presenti in aula, ci abbandona. Così. E perché? Non abbiamo più la dignità. Cosa? Non esiste il dibattito, non accettano la critica, non accettate il confronto scientifico. Vergogna! Vergogna! Paura di confrontare! Sì, io non sono scienziati, però ci sono gli scienziati. Gli medici devono applicare la legge. Daniela, società scientifica. Sì, la legge. C'è la società scientifica del 7 dicembre, degli affari istituzionali. La calma? Mi chiedi cos'è l'ordine? L'ordine, buona. Si presenta? Non sento, anzi la voce. Quando io non ho paura di venire ammalato, mi avvicino anche a lei. Lo dica, non si sente, hanno spento i microfoni, stiamo proprio a livello che spengono i microfoni. Sì, hanno spento i microfoni mentre leggevi la lettera. Io sto facendo un video da giornalista.
Quindi la stampa c'è. Subito. Chiamiamo i carabinieri, sai il numero dei carabinieri? 112. Chiamali, sì, su. La chiusa, si può fare. Loro ci hanno fregato, noi come dei pirla, perché veramente dei pirla, più peggio dei ragazzini. No, comunque è andata bene, perché è successo un casino. Bene. Dai, è andata bene. È andata comunque bene. Dai, su, non è che noi siamo abituati a queste cose. Giusto? Sono fregato.